Verso la metamorfosi, Cerchio Ifior, edizioni Coop 77. La sfera sessuale. I due sessi nel mondo spirituale non esistono e non possono esistere, perché il sesso lo possiamo definire un attributo morfologico e fisiologico di quella che è la struttura del corpo fisico. Quindi il sesso è qualcosa che riguarda la materia fisica, tuttavia il concetto di sesso, o meglio ancora di sessualità, non è strettamente legato alla struttura fisica, ma soprattutto quando il corpo fisico raggiunge la sua maturità sessuale, sempre da un punto di vista fisico-anatomico, incomincia ad interagire sia con la sfera emozionale che con la sfera mentale. A questo punto, quando cioè il corpo fisico è nel pieno della sua maturità sessuale e la sessualità inizia ad interagire con le altre sfere, è logico che il tutto si rifletta inevitabilmente anche sugli altri piani di esistenza, sugli altri corpi, di cui l'individualità che è incarnata è formata. Tanto è vero che è possibile affermare l'esistenza di una sessualità emotiva e di una sessualità mentale. Tutto ciò si può verificare nella realtà osservando un certo tipo di omosessuali, i quali, pur avendo una struttura fisica ben definita, emotivamente desiderano appartenere all'altro sesso e mentalmente si convincono e quindi credono di appartenere al sesso opposto a quello che in quel momento è il loro. Lasciato però il corpo fisico, tutto questo non esiste più e si può quindi affermare che una buona parte delle componenti sessuali viene abbandonata, mentre restano ancora vive ed attive le componenti emotive e mentali che tuttavia, se si potessero tradurre, diciamo in comportamento umano, si tradurrebbero semplicemente come abitudini di comportamento, abitudini di atteggiamenti, abitudini di pensiero, non essendo più legate agli stimoli e dai bisogni strettamente sessuali che si hanno quando si ha ancora un corpo fisico. Tutto questo per dire che non vi è nessuna differenza per quanto riguarda l'attrazione per simpatia tra due o più entità, sia che esse siano state tutte maschietti o femminucce, o che siano state sia l'uno che l'altro. Ciò che invece fa attrarre diversi disincarnati tra di loro è un certo tipo di affinità evolutiva. Voglio però precisare una cosa per non essere frainteso. Tutto questo è riferito ai piani di esistenza più bassi, quelli che sono più vicini a voi, poiché oltre a questi il discorso, pur restando ancora valido, è totalmente diverso. Limitiamoci dunque a parlare dei piani di esistenza più vicini al vostro, ricordandovi che il soggiornare in questi piani è relativo e dipendente da individuo a individuo e soprattutto dal livello evolutivo che l'individuo stesso ha raggiunto. Quindi tutto questo discorso è limitato e relativo e serve solo per farvi comprendere come anche il fatto che noi ci presentiamo con delle personalità maschili o femminili dipende solo dal fatto che voi avete bisogno di una identità sessuale di chi sta parlando e in secondo luogo perché magari alcuni di noi, quelli che vivono ancora nei piani più vicini al piano fisico, risentono ancora di questa loro sessualità emotiva o mentale. Francesco.